Il nostro prossimo ospite è un ospite un po' speciale, diciamo, nel senso che le aziende che abbiamo sentito fino in questo momento, in questo primo slot, avevano tutti progetti molto, molto interessanti, ma Vincenzo Linarello con Goel, che è qui anche per Quinto Ampliamento, ha qualche cosa in più. Vincenzo, ci racconti un po' la tua storia. So che è una storia lunghissima, per cui devi dirci due cose essenziali su che cosa fa Goel. Goel nasce 16 anni fa con un obiettivo ambizioso, che è quello di provare a innescare un processo di riscatto e di cambiamento in Calabria. Capiamo che per fare questo ovviamente dobbiamo fare i conti con gli ostacoli più grandi, come l'andrangheta, come il sistema di poteri deviati in Calabria, e decidiamo di farlo in una modalità innovativa, cioè provando non solo a dire che sono cattivi, che sono illegali, ma provando a dimostrare che la loro risposta economica nei territori è fallimentare. E per fare ciò utilizziamo l'imprenditorialità. Per noi l'imprenditorialità è lo strumento di produzione della nostra mission, cercando di dimostrare che l'etica non è solo giusta, ma è efficace, cioè può creare un modello di sviluppo capace di creare ricchezza e lavoro in un intero territorio. E per fare questo cominciamo a esemplificarlo in una serie di attività non solo sociali. Il nostro gruppo oggi conta 12 cooperative sociali, 2 cooperative di conferimento agricolo, 2 associazioni di volontariato, una fondazione e 29 aziende. Siete diventati un grande gruppo. Volevo chiederti, ma Cangiari, che è una delle prime cose che mi sono rimaste impresse, c'è ancora? Sì, Cangiari c'è ancora, pur tra mille difficoltà. Adesso stiamo facendo un progetto di trasferimento sul web. Cangiari ha, diciamo, questo primato importante di essere stato forse il primo progetto di moda etica di fascia alta in Italia, e nello stesso tempo è stata una grande operazione di recupero della tradizione della tessitura a mano. Allora, iniziative come Cangiari, iniziative come Goelbio, dove abbiamo rivoluzionato una filiera di sfruttamento come era quella degli agrumi, e con agricoltori e aziende agricole che si oppongono all'andrangheta, oggi siamo riusciti a portare fino a 8 volte il prezzo di conferimento delle arance sul mercato, e dimostrare quindi che chi fa la cosa giusta, chi si schiera contro l'andrangheta, chi paga gli operai garantendo tutti i diritti, chi fa la sostenibilità ambientale, l'economia circolare, in sostanza poi viene premiato da una sostenibilità economica forte e duratura. L'ultima domanda, Vincenzo, tu sei qui anche come Quinto Ampliamento. Esatto. Quinto Ampliamento, diciamo, è una realtà abbastanza nuova. Dove nasce? Perché non nasce in Calabria. Dove nasce? No, diciamo che siamo tra gli ultimi soci che hanno aderito a questa iniziativa stupenda, bellissima, che sostanzialmente parte dall'indignazione di una testimonianza, di una memoria, di una spiritualità olivettiana oggi ancora troppo poco valorizzata in Italia. E allora il Quinto Ampliamento, non solo recuperando gli spazi a Ivrea di Adriano Olivetti, ma anche e soprattutto rilanciando quel modello, si propone in qualche modo di contaminare anche il modello imprenditoriale ed economico in tutta Italia. Goel non poteva non aderire, perché quest'idea di un'economia basata comunque sui principi dell'impresa, ma fortemente radicata nel territorio e nella comunità, è fortemente in sintonia con quella che è la grande eredità di Adriano Olivetti. Beh, io penso che ci vedremo ancora, ci vedremo presto anche ad Ivrea, dove mi auguro che nelle tappe del Salone del 2020 ci sia un appuntamento con Quinto Ampliamento, e dove ci incontreremo di nuovo con Goel. Grazie Vincenzo. Ce lo auguriamo tutti, grazie.